avrete la possibilità di utilizzare il doppio freno, quindi freno anteriore, freno posteriore, va utilizzato in combinata, vanno utilizzati entrambi. Altro che gioventù bruciata, altro che angeli o demoni, i ragazzi vogliono, anzi possono andare in monopattino rispettando le regole della strada. Al centro guida sicura ACI Sahara, presso l'autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, ebbene sì, sulla collinetta che sovrasta la pista dove in quel momento sfrecciavano le Lamborghini in prova, a un passo da Roma Nord, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, Stendhal e Avogadro, hanno partecipato alla fase finale dell'Ink for Schools, iniziativa a cura di Super Pedestrian e promossa da Edustrada, progetto nazionale del Ministero dell'Istruzione per l'Educazione Stradale. In soldoni, al centro di Vallelunga, è andata in scena la prima scuola guida per monopattini e in cattedra stavolta ci sono saliti gli studenti che hanno imbracciato il monopattino Link per cimentarsi tra Otto e Chicane sotto lo sguardo attento degli esperti del centro. Ad onor del vero, sulla pista si è cimentata anche una delle professoresse al seguito con tanto di applausone finale dei suoi ragazzi. Allora, vedete, devo provare prima il freno, funziona. Dell'equilibrio, togli il comando dell'acceleratore, freni, spinta, spinta e comando. Ok, gestisco. Dai, vieni qua, riproviamo più tardi. Per l'occasione il monopattino Link l'ho potuto provare pure io. Il modello era quello equipaggiato con il nuovo sistema intelligente che impone al mezzo di rallentare in caso di guida contromano oppure se si sale sul marciapiede. L'impressione che mi è arrivata è stata assolutamente positiva. Non si tratta di un giocattolo da mettere sotto l'albero a Natale, ma un vero e proprio mezzo di locomozione che è possibile sfruttare già oggi in modalità sharing in diverse città, tra cui Roma, Torino e Palermo. Alla fase dell'Ink for Schools, infine, è intervenuto anche Giovanni Zanola, presidente della Commissione Mobilità di Roma, secondo il quale il monopattino non va assolutamente demonizzato, anzi implementato. Chi ha il monopattino è un demone oppure è un angelo? Assolutamente no, non è questione di demoni e angeli, la questione è che il monopattino è un mezzo di trasporto utile per la città, il mezzo dell'ultimo miglio che ci potrà consentire di investire e sviluppare sulla mobilità intermodale e sulle interconnessioni. Il monopattino è un mezzo utile della città, è un mezzo sostenibile, va sicuramente implementato, sicuramente c'è bisogno di un'educazione alla guida, ma assolutamente no, non ci sono né demoni né angeli. Più o meno, senza fare previsioni da totocalcio totipo, quando si potrà avere una decente coabitazione tra automobili, biciclette e monopattini a Roma? Noi stiamo lavorando sicuramente per disincentivare il traffico veicolare privato. Stiamo cercando di regolamentare la micromobilità, la mobilità in sharing. Credo che servirà ancora un po' di tempo, ma penso che nella città dei 15 minuti, nella città delle comunità che stiamo costruendo, non passerà molto tempo affinché la convivenza sia migliore di quella di oggi.